Con il termine scapigliatura si indica il gruppo di intellettuali, scrittori e artisti che si forma a Milano, con diramazioni anche a Genova e Torino, tra gli anni 60 e 70 del XIX secolo, e che rompendo con la tradizione letteraria precedente, criticando il romanticismo italiano, segna un punto di svolta e getta le basi della letteratura dell'Italia unita. Il bersaglio polemico della scapigliatura è la cultura romantica. Abbiamo visto come il romanticismo italiano è un movimento letterario in continuità con l'illuminismo, aveva il ruolo di formare la coscienza nazionale italiana e dunque funzionale al processo risorgimentale. Con l'unificazione d'Italia del 1861 si verifica quindi quella rottura tra ruolo politico dell'intellettuale e società in via di formazione. E decadono dunque gli ideali artistici che avevano caratterizzato la produzione del primo Ottocento. Inoltre, il processo di modernizzazione economica e sociale del nostro paese fa sì che i valori borghesi, del culto del profitto e della logica di mercato, diventino posizioni ideologiche determinanti. È in questo clima post-risorgimentale che la letteratura italiana va incontro a quel conflitto artista-società che era già presente in Europa da diverso tempo. Il gruppo di scapigliati, accomunati dall'insofferenza per le convenzioni letterarie italiane, si pone l'obiettivo di portare innovazione nel panorama letterario italiano e reagisce con comportamenti anticonformistici al pragmatismo e utilitarismo borghese. Il termine scapigliatura, che non deve essere inteso come un movimento, ma come somma di individualità, viene introdotto per la prima volta da Cletto Arrighi nel suo romanzo La scapigliatura il 6 febbraio del 1860, dando una sorta di traduzione italiana al francese bohème, che indica la vita sregolata, estranea alla società, eccentrica, disordinata, anticonformista, inquieta, misera e precaria, che rifiuta i valori borghesi e che ricerca la libertà e il culto disinteressato dell'arte, e che spesso eccede nell'alcol e nella droga per accedere a esperienze irrazionali e mistiche. Precursori delle future avanguardie novecentesche, gli scapigliati sono giovani che portano avanti una denuncia sociale e morale, ma la vita di molti di loro sarà breve, stroncata dal suicidio o da malattie legate all'alcolismo. La scapigliatura è anche detta crocevia culturale, perché criticando la produzione letteraria italiana precedente contribuisce a dare respiro europeo alla nostra letteratura, introducendo tematiche romantiche europee, come il culto mistico della bellezza e del sublime, o tematiche dei poeti maledetti francesi, come lo spleen di Baudelaire, e poi tematiche del naturalismo francese. La scapigliatura è dunque un fenomeno complesso, che tuttavia rappresenta il punto di snodo tra l'idea di letteratura precedente all'Unità d'Italia e quella successiva al 1861. Per questo, dobbiamo sentirci debitori verso questi giovani che, tra vizio e sregolatezza, hanno contribuito a condurre la letteratura italiana al di fuori del provincialismo.